Amici di Verde a Nord-Est, ci troviamo a Porto Gruaro. Siamo ospiti di uno dei tanti stabilimenti della Maschio Gaspardo. Noi siamo in compagnia del suo presidente, diamo il benvenuto al signor Egidio Maschio. Allora, un'occasione importante, ci sono tanti ospiti qui, oltre naturalmente ai suoi dipendenti, tra cui insomma, abbiamo visto anche l'onorevole Paolo De Castro, ha fatto il suo intervento, insomma un momento importante che arriva poi tra l'altro anche nell'anno dei 50 anni di attività. Sì, ecco, oggi una grande festa del nostro gruppo che presentiamo queste nuove macchine di grande tecnologia. Soprattutto anche presentiamo in questi ultimi giorni, abbiamo acquisito delle aziende per completare la gamma dei prodotti. Oggi siamo riusciti a diventare numero uno in Italia delle macchine agricole. Con questo Full Eye credo che abbiamo completato il nostro supermercato. Lei ha avuto una parola di ringraziamento per tutte le persone che vi hanno dato fiducia. Bene, io sicuramente il mio successo non è solamente da parte mia, ma anche da parte di chi hanno avuto fiducia a comprare le mie macchine che mi hanno fatto crescere continuamente, e quindi devo ringraziare in particolare i nostri clienti che hanno avuto fiducia. Insieme si vince? Ma sicuramente con tutto il mio staff di collaborazione, con i miei tecnici, di creare macchine sempre di più sofisticate in modo che si possa lavorare meno e guadagnare di più. È il nostro slogan e insieme si vince. A quante persone la Maschio Gaspardo dà lavoro oggi? Beh, oggi il nostro gruppo tra Italia e l'estero siamo su 1800 persone che diamo lavoro. Abbiamo stabilimenti in Romania, in Cina, in India, in America. Ho due figli che continuano a viaggiare, a visitare i nostri stabilimenti. Oggi c'è Mirko qui, che è qui con noi, che rappresenta il nuovo futuro. Ho un altro figlio che purtroppo abbiamo stabilimenti in Cina e in India, sta lavorando, sta sviluppando ancora questi paesi importanti di grande sviluppo. In 50 anni siamo riusciti a diventare numero uno in Italia. Il progetto di crescere continuamente, credici, perché un imprenditore ci deve sempre credere continuamente, investire, che è il momento più buono della storia. La qualità quanto è importante per il vostro lavoro? Ma la qualità ha dato un grande premio, perché noi oggi siamo il numero uno in Germania, dove la Germania chiede una grande qualità. Oggi per riuscire a essere il numero uno in Germania vuol dire grazie alla qualità che stiamo continuando a modificare, migliorare e continuare su questa strada. Al Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo che cosa diciamo? L'Europa vi sta vicino, potrebbe fare di più e se sì, in quale modo? Ma io posso dire che il Parlamento Europeo è sempre stato vicino agli agricoltori. Vedo che abbiamo avuto questo onorevole Di Castro che sicuramente ha portato un grande beneficio anche oggi ai nostri agricoltori. Ringraziamo il presidente della Maschio Gaspardo, Egidio Maschio, e diamo il benvenuto ad Alessandro Cazzin che si occupa per la Maschio Gaspardo di marketing. Allora, qui alle nostre spalle, dottor Cazzin, abbiamo un macchinario innovativo che è stato presentato proprio qui oggi in questa occasione. Allora, vogliamo sapere un po' di più, insomma, che macchina è e cosa serve? Sì, buongiorno. Innanzitutto questo è davvero innovativo, è una macchina nuova, un prototipo che abbiamo appena completato e che andrà quest'anno in test, utilizzata da un'azienda qui del territorio, e come questa ci saranno altre macchine prodotte come proprio una vera fase di test per quest'anno. La macchina verrà ufficializzata e presentata poi nel 2015 per il commercio. Che cos'è di innovativo? Questa macchina è davvero unica nel suo settore perché riesce a trasformare quello che è il rifiuto dell'impianto di biogas, ovvero il digestato, in un importantissimo valore aggiunto per il mais. Ecco che riesce ad applicare questo prodotto liquido e grazie alla sua grandissima tramoggia da ben 12.000 litri, esatto, che ha una grandissima autonomia di lavoro, quindi riesce appunto ad applicare il prodotto digestato in una fase in cui il mais è già cresciuto
è già grande e ha bisogno appunto di nutrienti utili alla crescita e allo sviluppo. Ecco che al posto di utilizzare concimi chimici e quindi una spesa per chi gestisce l'azienda, sfruttiamo questo prodotto che sarebbe altresì impossibile da usare e lo applichiamo nella fase in cui la pianta lo riesce a sfruttare al meglio. E poi è innovativa questa macchina perché ha tre assali di ruote che riducono al massimo il compattamento del terreno, quindi... Mi scusi dottor Cazzini, allora è più alta di me questa, esatto, questa ruota. Questi grandi pneumatici compattano molto poco il terreno e quindi non danno disturbo al mais, alle colture in auto. E per chi utilizza questa macchina, grazie a tutta l'elettronica e alla tecnologia che si trova a bordo, l'utilizzo di questa macchina è davvero facile e pratico e confortevole. Ecco, mentre questo è l'applicatore, la parte posteriore, appunto studiato per il mais. Immaginate che qui tra un elemento e l'altro troviamo le piante di mais e questo lavora in quello che si chiama interfila, quindi lo spazio tra le piante di mais, applicando tramite questi tubi adduttori il prodotto liquido. Ascolti, questa è tutta tecnologia, lo ricordiamo ancora una volta, è frutto del Made in Italy. Frutto del Made in Italy e dobbiamo dirlo, è veramente un prodotto unico ed esclusivo. Non esiste sul mercato una macchina che svolge questo tipo di attività, quindi per questo veramente siamo più che orgogliosi di presentare questo prodotto in questa giornata studiata per i cototerzisti del Veneto, però di valore ben più ampio. Ecco, quanto tempo ci è voluto per pensarla e per realizzarla una macchina così? Una bella domanda. Sono veramente tanti anni che nella mente dei nostri progettisti c'è questo prodotto. Però negli ultimi 2 anni veramente il progetto ha avuto una fase di sviluppo e di intensificazione davvero molto rapida e questo ha consentito, grazie poi anche all'investimento che è stato fatto, di avere per quest'anno la macchina per appunto svolgere i test di cui siamo molto fiduciosi appunto. E qui a Porto Gruaro, nella sede della Maschio, c'è anche l'onorevole Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Allora, presidente, un'azienda che investe in Italia, ma che è grande anche all'estero. Un'azienda che ci fa onore perché anche con le recenti acquisizioni siamo arrivati a rappresentare una fetta veramente importante della produzione meccanica italiana. Più di 1800 dipendenti, diversi stabilimenti in Italia e anche all'estero. Questo ci fa onore naturalmente, ma ci fa soprattutto sperare in un futuro più forte e più competitivo di un sistema agroindustriale italiano che certamente sta dando soddisfazioni perché è l'unico in un momento di difficoltà economica che continua a crescere e continua a sviluppare. Quindi assolutamente un augurio a Egidio Maschio e a tutta la sua famiglia per continuare a questi successi. Il settore dell'agromeccanica in Europa ha un riconoscimento pieno, diciamo, del proprio ruolo oppure c'è ancora del lavoro da fare? No, è importante che l'Europa nella riforma della PAC, in particolare nel dossier sullo sviluppo rurale, si sia aperta la possibilità che anche le imprese agromeccaniche possano accedere agli aiuti dello sviluppo rurale. Ora è importante che a livello di Stato membro si applichi nella giusta direzione affinché ci possa essere un'applicazione concreta di quelle scelte che abbiamo fatto a Bruxelles. Sono importanti le imprese agromeccaniche in un paese fatto di piccolissime imprese, perché la tecnologia meccanica richiede dimensioni e le imprese agromeccaniche suppliscono a questo problema dimensionale offrendo servizi alle imprese che le rende più forti. L'ultima domanda, Presidente. In agricoltura purtroppo ci sono molti infortuni. Ecco, il fatto di, come dire, aggiornare il proprio parco macchine sicuramente potrebbe dare una... È uno dei due aspetti fondamentali, il problema degli infortuni e il problema ambientale. Entrambi sono necessari, richiedono un'attenzione particolare. Le nuove tecnologie hanno obblighi sempre più stringenti sotto questo versante, ora però dobbiamo consentire un rinnovo del parco macchine. Noi in Italia siamo ancora bisognosi di questo rinnovo, auguriamoci che con le risorse della PAC si possa spingere gli agricoltori a farlo.